Nel quartiere di San Giorgio, ad Acilia, cittadini sempre più esasperati denunciano il degrado in cui sono costretti a vivere, tra marciapiedi inagibili e una manutenzione del tutto inesistente. Un degrado proprio a livello di quartieri abbandonati proprio dalle istituzioni, praticamente abbiamo le erbacce che ci stanno invadendo e siamo costretti a camminare con gli antistaminici in borsa, disabili o comunque gente qua, mamme con i passeggini. L'assenza delle istituzioni responsabili del decoro urbano si riflette nello spaesamento di una cittadinanza che non sa più a chi rivolgersi. Io non ho mandato nessuna segnalazione al municipio proprio perché non sapevo su che tipo di istituzione muovermi e quindi per questo ho pensato di rivolgermi a voi, sperando che magari voi avete qualche canale per poterci muovere in maniera un po' più significativa. Mamme, bambini e anziani ogni giorno devono affrontare una vera e propria corsa ostacoli per raggiungere la scuola, il mercato e la farmacia. La situazione praticamente di via Gino Bonichi, praticamente lì i marciapiedi non esistono proprio, è totalmente dissestato. Cioè lì veramente, oltre che non si può camminare con un passeggino, ripeto, una carrozzina, cioè un invalido, non si può camminare neanche a piedi perché lì rischi, il minimo che puoi rischiare è una distorsione. Se non qualcosa di peggio, quindi lì è proprio un degrado. Oltretutto quella è una strada dove vicino c'è una scuola, quindi comunque ci passano mamme con i bambini, c'è il mercato, quindi quando fanno il mercato comunque quei marciapiedi vengono utilizzati, però sono proprio, cioè, se devi andare in farmacia devi prendere la macchina per andare in farmacia perché a piedi non ci si può arrivare. Siamo proprio abbandonati totalmente, quindi chiediamo che qualcuno prenda in considerazione questa cosa e comunque ci venga a dare una ripulita a sto quartiere.